Oggi prepariamo un'ottima ricetta, salsicce di fegato con cavolo crauto e cavolo crauto fermentato. Ve lo ricordate il video? Se non l'avete ancora visto, ve lo lascerò sopra nelle schede come ho preparato il cavolo crauto fermentato. In padella intanto ho messo olio extravergine d'oliva, aglio, cipolla e rosmarino. Inizio a far rosolare prima il cavolo crauto, quello che già avevo, e poi vado a prendere un po' di quello fermentato che già ho sperimentato crudo, condito solamente con olio, sale e aceto. Adesso lo sperimentiamo anche cotto, mischiandolo insieme all'altro, ma volendo si può anche utilizzare da solo, eh? Io avevo un po' di cavolo crauto che mi era avanzato e quindi ho deciso di utilizzarlo, di unire appunto i due tipi di crauti. Passo per bene sotto l'acqua e poi vado ad unirlo appunto in padella e lascio rosolare, aggiungendo un pochino di vino e un bicchiere d'acqua. Non metto il sale, ma aggiungo un insaporitore. Ecco il bicchiere di vino. In un secondo tempo andrò anche a mettere un pochino d'acqua. E ora siamo pronti per cuocere le salsicce. Ho unto un pochettino la padella e Rick adesso inizia la cottura. Ed eccolo qua pronto il nostro piatto. Quella sera era appunto una cena, il cavolo crauto in padella con salsicce di fegato. Se ti è piaciuta questa ricetta, allora lasciami un like. Se non sei ancora iscritto, ti apro le porte del mio canale. I bijou di Rick e Mary.